Hai versato oppure hai prelevato degli importi di denaro sul tuo conto oppure sul conto corrente della tua società e credi che al fisco non importi nulla? Se sì, allora ti consiglio di guardare questo video. Benvenuto sul mio canale, sono Salvatore Cameli, sono un avvocato tributarista e dal 2007 aiuto CFO, manager e imprenditori a risolvere complesse verifiche fiscali e avvisi di accertamento annullando o riducendo il debito tributario. È un'opinione abbastanza diffusa quella secondo cui i versamenti e i prelevamenti sul conto corrente non vengano attenzionati dal fisco. In realtà non è così. Infatti, l'accertamento bancario è uno dei principali strumenti che vengono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per individuare i redditi evasi da parte delle imprese oppure da parte delle persone fisiche. Con questo strumento l'obiettivo del fisco è controllare la corrispondenza di ogni singola movimentazione effettuata dal contribuente, versamenti bancari e prelievi con i redditi che vengono dichiarati. Ma cosa considera l'accertamento bancario? L'accertamento bancario considera i versamenti se non dimostri che li hai considerati in dichiarazione o che non avresti dovuto considerarli ai fini della dichiarazione. I prelevamenti se non dimostri chi è appunto il beneficiario degli importi. Ma cerchiamo di capire insieme chi può essere interessato da un accertamento bancario. L'accertamento bancario può essere effettuato dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza nei confronti di persone fisiche, imprese oppure professionisti. Questi soggetti possono essere oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate oppure da parte della Guardia di Finanza sia come titolari del conto corrente sia come cointestatari. Devi infatti sapere che nell'accertamento bancario l'Agenzia delle Entrate può utilizzare nei tuoi confronti anche le movimentazioni relative ai conti correnti di altri soggetti. Oppure può imputare all'impresa le movimentazioni bancarie transitate sui conti correnti intestati al socio, all'amministratore oppure ai relativi familiari. In questi casi l'onere della prova spetta al fisco. L'Agenzia delle Entrate deve infatti dimostrare che il soggetto a cui è intestato il conto corrente è solo formalmente il titolare, dovendosi invece attribuire le movimentazioni bancarie ad un altro contribuente. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa considera l'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'accertamento bancario. L'accertamento bancario può tenere in considerazione il conto corrente del contribuente, il libretto deposito del contribuente, il conto titoli, le operazioni effettuate al di fuori del conto corrente. Inoltre, come ti ho detto prima, l'Agenzia delle Entrate può attribuire alla tua società le movimentazioni bancarie registrate sul tuo conto corrente o su quello dei relativi soci, se viene dimostrato che appunto sul conto del socio sono transitate delle somme che invece dovevano transitare sul conto della società. Queste considerazioni valgono chiaramente sia per quanto riguarda le società di capitali sia per quanto riguarda le società di persone. Ma come ci si difende adesso? Cerchiamo di capire da un accertamento bancario. L'accertamento bancario è innanzitutto una presunzione relativa. Che cosa significa? Significa che è riconosciuta al contribuente la possibilità di dimostrare che, diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, le movimentazioni rilevate sul proprio conto non hanno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Nell'accertamento bancario, di norma, l'Agenzia delle Entrate ti invita a fornire quelli che sono tutti gli elementi necessari per dimostrare la correttezza del tuo comportamento fiscalmente adottata. Questa prassi, è bene precisarlo, però non è obbligatoria, infatti la mancata convocazione del contribuente fino al contraddittorio non determina la nullità dell'accertamento bancario. Su questo la Corte di Cassazione è abbastanza costante nella sua giurisprudenza. Però devi sapere che hai la possibilità comunque di presentare un ricorso tributario dinanzi alla commissione tributaria e dimostrare che invece l'accertamento bancario dell'Agenzia delle Entrate è errato. Per rimanere aggiornato e capire come risolvere le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, iscriviti al mio canale e metti un like. Se invece vuoi chiedermi aiuto, trovi in descrizione i miei contatti.